contesto istituzionale che avviene quando, per esempio, un supermercato, per fare un esempio, una massaia spinge la sua mano a prendere una qualità di olio, una qualità di pasta, piuttosto che un'altra qualità di olio o di pasta. I processi decisionali sono esattamente gli stessi. Una settimana prima delle ultime elezioni presidenziali, andando per strada, guardandovi in giro, vi sareste stupiti di non vedere neppure un cartellone stradale, perché là la campagna pubblicitaria si è fatta e si fa soltanto attraverso la radio e attraverso la televisione. Bene, questa è la democrazia. Questa è la democrazia che mette i contendenti l'uno contro l'altro, ma non abbandonandosi al conduttore e alla faziosità, alla partigianeria di questo o quel conduttore, ma con un capitolato di regole precise che assegnano a ciascuno le stesse possibilità di espressione, senza risse, perché non è con le risse che i cittadini possono capire quali sono i programmi che ciascuno presenta, e non è soprattutto con le risse che i cittadini possono arrivare a capire se un programma è vero o non è vero. Metodi di lotta politica di cui potete rendervi conto leggendo una volta al mese il loro giornale d'elezione, l'Unità. Leggendolo una volta al mese. Una volta. È salutare leggerlo una volta al mese. Fatevelo prestare. Vedrete che ancora la metodologia della dialettica della lotta politica è la stessa, è quella nei confronti dell'avversario. Di schernirlo, di denigrarlo, di demonizzarlo, di delegittimarlo, anche e comunque attraverso l'uso politico della giustizia. Ma so anche, e credo che tutti noi ne siamo consapevoli, che non sarà per quel risultato pur positivo che potremo domandare agli italiani di darci il loro voto. Perché i cittadini votano sempre non guardando al passato ma guardando al futuro. Se così non fosse, non si spiegherebbe perché gli inglesi hanno mandato a casa Churchill e la Thatcher, perché i tedeschi hanno mandato a casa Kohl e via dicendo. Ed è quello che ci apprestiamo a fare, perché se molto è già stato fatto, se molto stiamo facendo, moltissimo, moltissimo resta ancora da fare. Siamo stati e vogliamo essere sempre il baluardo insuperabile della democrazia, del benessere, della libertà nel paese che amiamo. Perché vogliamo contrapporre a una diversa condizione, a una diversa filosofia della politica, la nostra filosofia del libero mercato, della libera iniziativa, la nostra filosofia, anzi direi, la nostra religione della libertà, perché non vogliamo lasciare il paese a chi fa della invidia, a chi fa a volte dell'odio la sua bandiera. Vogliamo far prevalere la buona volontà, vogliamo far prevalere la speranza, vogliamo far prevalere il nostro spirito di libertà. Forza Italia, sempre e comunque.